Ciao, mi chiamo Sofia e ho 25 anni, fra una settimana 26. E, vivo in Danimarca ormai da 3 anni. Tutto è partito da quando studiavo alla triennale a Padova. E studiavo mediazione linguistica e culturale. E come 3 lingue ho scelto inglese, ungherese e polacco. E l'ungherese per via di mia mamma, perché comunque lo sapevo già, l'ho imparato da lei, però mi mancavano comunque la grammatica e il linguaggio formale, così. E poi invece per l'Erasmus ho scelto la Finlandia proprio per il fatto delle lingue ugrofinniche e anche per i paesi nordici che mi ispiravano. E poi lì sono stata 9 mesi e ho conosciuto quello che adesso è mio marito alla fine del primo mese, diciamo. Come abbiamo scelto la Danimarca è stato un po', vabbè, paesi nordici avevamo in mente per il fatto che comunque gli studi per i cittadini dell'Unione Europea sono gratuiti e poi perché ci era piaciuto proprio il sistema là, educativo, molto molto più pratico, molto più coinvolgente rispetto a quello più teorico spagnolo e italiano. Allora ho fatto domanda a Lund in Svezia, a Göteborg, sempre in Svezia, a Helsinki in Finlandia e poi a Aarhus in Danimarca, che erano i posti dove trovavamo sia il programma che mi interessava a me che quello per lui. Alla fine mi hanno presa ad Aarhus e così sono arrivata in una città che non avevo mai sentito prima. E comunque seconda città della Danimarca come grandezza, però c'è una cittadina molto vivibile. E in Italia io non riuscivo più a tornare dopo aver vissuto comunque 9 mesi in un'università dove tutto funzionava. Tornare a Padova già solo per la laurea è stato un disastro, cioè tutta la burocrazia e ho detto no, non ce la faccio. Ogni volta dovevo registrare un esame, era ancora tutto cartaceo a Padova, quindi andare giù a Padova per farmi registrare. Cioè, là il primo giorno in una stanza ci hanno fatto tutto, cioè tutti i vari uffici si sono tutti radunati in una stanza e hai fatto tutto in un giorno. E già lì capisci proprio, cioè l'organizzazione sicuramente. E poi come sistema la differenza è che là cercano sempre di fare group work, quindi ti metti in gruppetti e magari anche la teoria di quel giorno la cerchi di metterla in pratica. E, tanta discussione, cioè non c'è una cosa giusta e sbagliata. Infatti gli studenti cinesi lì vanno in panico perché c'è il professore che ti dice dimmi la tua opinione, cioè anch'io ho fatto fatica, il primo corso era sulle istituzioni politiche europee, quindi Parlamento, Commissione, così, però dovevamo leggere a casa e poi in classe si discuteva praticamente quasi sempre. Mi arricchivo ogni giorno proprio per queste discussioni che si facevano in classe, perché c'era uno che veniva da più scienze politiche, uno che veniva da legge e quindi si mettevano insieme vari, anche non solo il professore che spiegava e tu che ascolti, ma più ognuno mette il proprio input. Sì, allora, vabbè, durante l'Erasmus è stato più comunque studente Erasmus, quindi tante feste, cioè comunque sono riuscita a dare tutti gli esami che dovevo, andavo a lezione. Sì, però lì ho fatto più una vita, diciamo, da Erasmus. Cioè non ho vissuto proprio la Finlandia come studente finlandese, ma come studente internazionale. E lì si fa vita, comunque esci la sera, conosci, cioè in un mese conosci più gente che hai di tutta la tua vita. E quindi è un po', cioè, non è una vita reale, diciamo. In Danimarca era comunque diverso perché comunque io sono partita come studente prima e lui ha cominciato durante il secondo semestre, quindi comunque è stata anche l'ambientamento, perché comunque sapevamo di stare lì almeno 2 anni e mezzo, 2 anni comunque per fare tutto il percorso, quindi
anche un processo un po' di adattamento, di andavamo a tanti incontri all'inizio di come si scrive un curriculum o com'è l'ambiente lavorativo danese, perché comunque lui stava cercando anche un lavoro perché appunto poteva iniziare solo dopo. Io volevo trovare comunque un lavoro part-time perché lì funziona così: se tu sei un cittadino dell'Unione Europea e lavori un minimo di 12 ore a settimana, tipo lavoro part-time, qualunque tipo di lavoro, e puoi prendere una borsa di studio, che è pari a quella dei danesi. E quindi alla fine siamo riusciti anche a tenerci da parte un po' di soldi studiando. E sei molto, cioè, tutti considerati alla pari. E persino, cioè, quando facevo pulizie nessuno mi ha mai guardato dall'alto in basso, cioè, comunque pulivo stanze di businessmen o anche più i turisti magari ti guardavano, perché magari erano stranieri, allora sì, eri guardato diversamente, però i danesi no, cioè, ti rispettano per quello che fai, anche perché sapevano che tanti di noi erano gente laureata che lo faceva vicino ai suoi studi, quindi un rispetto e anche tanta fiducia, cioè si fidano tanto. Anche questo. E quando ti laurei in Danimarca, puoi, uno studente danese, quando finisci, puoi prendere la disoccupazione, tra virgolette gratis, perché noi mentre studiavamo potevamo anche tranquillamente non pagare tasse se non lavoravamo. E quindi loro, per incentivare anche gli studenti stranieri che vanno là a fare un corso di studi, a rimanere lì, offrono questa disoccupazione nella quale ti offrono tantissimi corsi, anche aiuti per trovare lavoro. Vabbè, io ne ho approfittato proprio per 2 settimane perché ho trovato subito. Mentre lui è stato da aprile fino a settembre, è stato disoccupato e ha fatto, vabbè, è andato a fare vari incontri dove gli spiegavano come fare il curriculum, come scrivere la cover letter, come fare un interview, un colloquio. E poi e quello che l'ha aiutato di più, l'hanno mandato dal job center, l'hanno mandato in un posto tipo di consulenza e la tizia si è messa a chiamare per lui tutte le aziende presentandolo così, e in questa azienda gli hanno detto sì, mandacelo qua per un colloquio e gli hanno offerto un tirocinio di 2 mesi che è pagato sempre dalla disoccupazione, quindi l'azienda non lo paga, però lui fa esperienza. Di dottorato, però nell'ambito umanistico è un po' dura anche là, hanno fatto tanti tagli, e le posizioni sono poche e io punterei sul fatto, la mia tesi di laurea è stata sull'emigrazione trentina e quindi vorrei comunque ricollegarmi alla migrazione, però a quella attuale. Quindi vorrei fare la crisi dei rifugiati, più quella immigrazione. Sì. Io lì faccio parte del gruppo giovani della parrocchia, di fare un progetto di solidarietà con i rifugiati che arrivano là in Danimarca. E siamo partiti ormai quasi 2 anni fa. Prima con un centro, poi con un altro, sono i centri di asilo, dove solitamente ci sono sulla 50 di persone. E a differenza di qua in Italia, che non so bene come funziona, so che tanti comuni prendono qualche, lì è praticamente, ci sono questi centri, e che sono solitamente nel mezzo del nulla. Quindi in paesini sperduti, li mettono lì, tra virgolette, e vanno a scuola, però all'infuori di quello sono un po' segregati, diciamo. E quindi il nostro obiettivo era quello di andarli a trovare o comunque farli sentire anche. Noi siamo tutti internazionali, quindi anche dal nostro punto di vista siamo gente che è arrivata lì e abbiamo comunque vissuto esperienze simili a loro, ovviamente non così dure, però sappiamo com'è arrivare in un paese, anche comunque la gente danese in sé, essendo nordica,
non è così facile da subito, non diventano subito amici, insomma, soprattutto con loro poi ancora di più, perché c'è molta ostilità, diciamo, al momento. E quindi noi andiamo a trovarli, facciamo delle attività con loro, li portiamo a fare gite, così. Niente di particolare, però da farli sentire un po' più parte della società, insomma. Sicuramente, secondo me, c'è un'esperienza all'estero, la consiglierei a tutti, anche se non, magari non così lunga come la mia, però sicuramente l'Erasmus o altri progetti simili comunque ti aprono tanto la mente, anche, cioè ti fanno vedere le cose da un altro punto di vista, ti fanno vedere che comunque c'è, non sempre vieni dal posto dove tutto funziona o dove tutto è bellissimo. Tante volte lì i danesi mi chiedono: ma te sei italiana, cosa fai qui? Però l'Italia è un paese così bello, perché loro vengono qua in vacanza. No? E faccio, purtroppo non si vive di montagne e sole. No, perché loro pensano che, perché vengono al mare, in montagna, avete tutto. Poi anche culturalmente. E voi siete ricchissimi da quel punto di vista. Sì, gli ho detto, però a parte che in quello non stanno investendo niente, a parte quello, cioè al momento non è così semplice come lo vedete voi, che comunque andate lì una settimana o due settimane e vi sembra tutto che funziona. E, sì, ti fa vedere insomma cosa c'è che si potrebbe migliorare, cosa si può prendere come esempio e cosa comunque anche negli altri paesi. Ci sono cose che comunque mi mancano tanto da qua, come ad esempio la famiglia e tutta questa la comunità, che comunque anche qua inizia a sparire, ma che là è già un livello, cioè tutti vivono per sé. E tante volte, cioè comunque tu sei lo straniero che deve integrarsi e non è facile. Devi comunque, vabbè, essere forte, avere motivazioni. Tante volte me le dà più mio marito, perché io sono abbastanza negativa, vorrei tornare qua e dico basta, non ce la faccio più.